Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi, cari amici. Sembra io, il vostro Nicola De Lucia. Oggi sono qui perché vi voglio parlare in maniera abbastanza contenta e soddisfatta della seconda vittoria stagionale, il secondo successo di fila tra le mulamiche della Lavinia Group Adriatica Volley Trani, che ha battuto appunto al palazzetto dello sport di Trani Tommaso Vassi il centro diesel Pagliare per 3-7-0 con i risultati parziali di 25-16, 27-25, 25-13, dove diciamo le biancoazzurre si sono rese abbastanza protagoniste, ma il centro diesel Pagliare non è stato a guardare, soprattutto nel secondo set, dove insomma, ha preso un paio di lunghezze di vantaggio, e poi le nostre ragazze sono state, diciamo, molto brave a recuperare prima e a rimontare poi, quindi a chiudere non tanto in scioltezza, anzi ai vantaggi secondo set, 27-25 appunto, e nel terzo magari un po' di stanchezza per quanto riguarda gli avversari, ha reso sicuramente più facile rispetto alla frazione precedente per le padrone di casa a guandarsi set, è partita. Lavinia Group Adriatica Volley Trani che al momento è in ottava posizione a quota 6 punti, quindi 2 vinte e 2 perse, più o meno cammino equilibrato fino a questo punto. Ancora certo, è molto presto parlare di zona salvezza, zona comunque. L'ottavo posto è una griglia di tranquillità, diciamo. Le giocatrici del mister Mauro Mazzolo saranno impegnate nella prossima partita, sabato 16 novembre alle ore 18:30, dove si recheranno in casa della Energia San Salvatore Telesino, che al momento occupa la posizione numero 4 con 11 punti, quindi insomma sarà una gara abbastanza ostica, anche perché questa squadra ha perso solo 2 set e ne ha vinti ben 12. Pensate, l'unica che è imbattuta nei set è il Campus Università Napoli. E quindi, però, come si dice, adesso non dimeniamoci in dati particolari. Mi raccomando, ragazze, continuate così, perché il torneo è abbastanza lungo, è appena incominciato, quindi è vero, tra le mulamiche è un pochino più facile, oltre che poi si sa, dipende sempre dalla qualità della squadra avversaria, però io credo, cari amici, che anche fuori casa, certo, soprattutto all'inizio sarà difficile ottenere dei risultati, però magari qualche piccola soddisfazione o anche un così, qualche punticino strappato al tiebreak possa essere utile. Bene, con questo ho terminato la registrazione che sto facendo oggi di lunedì 19 novembre e che pubblicherò a breve dopo questa mia registrazione sul mio canale YouTube, dove ricordo mi potrete trovare col mio nome e cognome Nicola De Lucia. Se volete guardate i videoclip, mettete mi piace, commentate, sono anche su Facebook, sempre come Nicola De Lucia, la paginetta sportiva Universo Sport Deluxe. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!